oggi vi presentiamo un calciatore tuttora che gioca. Si chiama Maurizio Bedin. Chi è Maurizio Bedin? Ovviamente ci spiegherà. Facciamo un grande applauso intanto. Ciao a tutti, io sono Maurizio Bedin, sono calciatore, adesso gioco a Capodastro, calcio, dove sono nato da quando ero piccolino, ho cominciato io, sono nato proprio in questo paese qui, e niente, da piccolino ho cominciato a giocare a calcio a Resigliano, si chiamava la società, 9 anni, quindi ero quinta elementare, io ho un fratello gemello, uno più grande. E niente, subito si vedeva che avevamo delle qualità, delle doti, e quindi dopo 2 anni ci ha chiamato il Montebelluna, che è una squadra di Treviso, uno dei migliori settori giovanili del Veneto, e dopo 2 anni a Montebelluna ci ha chiamato la Juventus, siamo andati a Torino a 13 anni, andati via da casa, il primo anno siamo andati con mia mamma, perché non si può uscire di regione prima dei 14 anni. E il secondo anno siamo stati da soli in questo pensionato che non è come adesso che c'è di nuovo e è tutto organizzato, eravamo quasi abbandonati in questo pensionato con due vecchietti che ci guardavano e niente, quindi quell'anno là è stato un po' duro perché comunque io abituato a stare in un paese dove c'era il sole, a Torino non si vedeva mai il sole, era tutto grigio il cielo, volevo venire a casa, piangevo ogni sera perché volevo mia mamma. E da qui in accordo con mio papà sono tornato a casa e sono andato a giocare al Padova. Al Padova ho fatto 3 anni di storia giovanile e all'età di 17 anni ho fatto l'esordio in Serie B a Padova, con il Padova in Serie B. E a 17 anni è cambiata la mia vita. Perché? Perché io fino a quell'età non andavo mai in chiesa. Cioè, ci sentivo parlare di Gesù, ma lo sentivo a distante, non era un interesse che avevo nella vita. Invece a 17 anni Gesù è entrato nella mia vita. Come è entrato? È entrato perché i miei genitori avevano dei problemi economici, perché mio papà non aveva tanto lavoro e faceva fatica a guadagnare tutto della casa, aveva 2 figli che giocavano a calcio che non lavoravano, quindi era soldi da spendere. E niente, il mio papà stava andando in depressione. Cosa è successo? Che degli amici ci hanno detto ai miei genitori: provate a venire a pregare con noi e ad affidare i vostri problemi a Gesù. E i miei genitori sono andati in questa comunità cattolica, carismatica, e quando sono tornati mi hanno detto: guarda, è pieno di giovani, prova a venire anche te. Io gli ho detto: guarda, non mi interessa tanto, perché comunque io avevo 17 anni, giocavo in primavera a Padova, ero solo in prima squadra. Ero bravo a giocare a calcio, quindi mi sembrava di avere Padova sotto i miei piedi, no? Sai, quando ti senti un dio perché giochi a calcio. E quindi a me non interessava, perché mi interessava andare a giocare a calcio, a cercare ragazze, a sballarmi la sera, andare in discoteca. Quella era la mia vita, a 17 anni. Però i miei comunque continuavano ad andare a questa comunità. Una domenica i miei amici non potevano andare a ballare, io non sapevo cosa fare, e poi però andare in questa comunità di preghiera. E se io sono andato, mi ricordo che quando sono entrato tutti pregavano, battendo le mani, qua sono tutti pazzi. E invece, quella giornata, in quel giorno, Gesù è entrato nella mia vita. Perché? Perché durante la preghiera comunitaria ho proprio sentito che Gesù era là per me in modo personale, cioè Gesù mi stava chiamando per nome, mi chiama Maurizio. Io ho sempre abituato ad essere chiamato Bedin, perché nel calcio non ti conoscono per nome, ti conoscono per cognome. Ho detto: finalmente ho trovato una persona che sentivo nel cuore che mi chiamava per nome, che voleva entrare nella mia vita perché mi voleva bene per quello che ero io, non per il calciatore. E niente, quel giorno ho sentito qualcosa nel cuore e sono andato a casa. Sono andato a casa, poi ho continuato a fare la vita, andavo una volta in discoteca a bere e una volta in comunità a pregare, e ho fatto così per un mese, no? Però
mi stavo accorgendo che quando andavo in discoteca andavo là a carico come una mole con i miei compagni, i miei amici, e andavo via scarico, cioè ero io che davo qualcosa alla discoteca, e la discoteca mi stava togliendo qualcosa. Andavo da Gesù e andavo là a scarico e venivo via carico di gioia, di pace, di serenità. E questo pian piano ha cominciato a cambiare la mia vita. Gesù pian piano entrava nella mia quotidianità, ok? No? Con miracoli o cose straordinarie. Gesù è entrato nella mia vita e poi si è manifestato nella mia quotidianità. Quell'anno ho fatto 11 presenze in Serie B a 17 anni e mi ha comprato l'Udinese. Mi ha comprato l'Udinese e chiaramente mi ha fatto un contratto di 5 anni e ho potuto aiutare i miei genitori a livello economico. Quindi abbiamo visto anche le prime risposte alle preghiere che facevamo insieme come famiglia. Sono andato a Udine e dopo 18 anni, sì. Allora, quando ho conosciuto Gesù, non vedevo più il mio lavoro come una fonte di guadagno, un comprarsi le macchine, un trovare le ragazze. Ho visto che Gesù mi aveva dato dei doni, delle qualità, delle doti, dei talenti, perché potessi parlare di Lui attraverso il mio lavoro. Ho cominciato a vedere il mio lavoro come un dono che Lui mi aveva dato, ma non per fare soldi, come uno strumento per poter parlare di Gesù ai ragazzi, come sto facendo qui con voi adesso. E quindi, dentro di me, è arrivata la voglia di comunque cercare la ragazza giusta nella mia vita. Non volevo più le storielle come ero abituato. E ho presentato questo desiderio a Gesù. Prima di andare a letto la sera, quando avevo qualche momento libero, chiedevo a Gesù: Signore, fammi conoscere la ragazza giusta con cui io posso condividere questa esperienza. E in questa comunità c'era mia attuale moglie, che si chiama Erika, che mi stava antipatico, non potevo vedere io, cioè a pelle quando... E mi ricordo un giorno che durante la preghiera chiedevo a Gesù: Gesù, ti prego, aiutami a trovare la ragazza. E lì mi sono girato, ho visto Erika seduta a 6 o 7 posti più là, nel cuore mi sono sentito: guarda che lei è la ragazza giusta per te. Ho detto: no, signore, lei no, ti prego, aspetto anche 3 anni, ma lei no, non la potevo vedere. E dopo un mese invece mi è venuta la voglia di telefonargli, l'ho telefonato, siamo conosciuti e adesso abbiamo due ragazzi, uno di 15 anni e uno di 13, all'età di 21 anni siamo sposati e siamo sposati da 16 anni. Quindi, quando avete un desiderio nel cuore, presentatelo a Gesù. Avete un desiderio nel cuore, presentatelo a Gesù, perché Gesù vi ascolta. Se ha ascoltato me, può ascoltare ognuno di voi, non siamo diversi, non sono privilegiato. C'è solo una cosa da fare, aprire il cuore a Gesù nella semplicità. Cos'è successo? Che io da Udinese sono andato a Monza, poi mi sono sposato con la Erika, e poi sono andato da Monte Serie B, poi sono tornato all'Udinese, sono andato a Lecce in Serie A, a 21 anni ho fatto l'esordio in Serie A Lecce, e dovunque andavo comunque facevo la mia testimonianza di fede insieme a mia moglie. Poi da Lecce sono andato alla Sampdoria. Alla Sampdoria è successa una cosa bella, perché io avevo 22 anni, non ero comunque conosciuto come tutti i miei compagni che erano più grandi di me, erano più famosi. E cosa succedeva? Che al martedì alla Sampdoria ti portavano tutta la posta e c'erano i banchi, cioè i posti dei miei compagni pieni di lettere, di ammiratrici, ammiratori. Il mio posto era sempre vuoto perché non mi conosceva nessuno ancora. E cosa è successo? Che comunque si è sparsa un po' la voce di questa mia fede e un giornalista mi chiederebbe di fare una testimonianza nel giornale, e quella è stata la prima testimonianza che ho fatto, la seconda testimonianza che ho fatto in un giornale. Io ho detto vai volentieri e niente, ho fatto questa mia testimonianza. Il martedì sono arrivato dopo la testimonianza che avevo fatto nei giornali, quindi tanti avevano letto a Genova, tutti, avevo la mia posta, cioè il mio corpo dove mettevo la posta e c'avevo il doppio degli altri. Erano tutti stupiti, mi dicevano cosa è successo, Maurizio, cioè il triplo della posta nostra, solo che
era differente la posta, nel senso che le lettere che mi arrivavano non erano lettere di ammiratrici, erano mamme che mi ringraziavano perché i figli, leggendo la testimonianza che ho fatto nel giornale, o avevano smesso di drogarsi, o avevano cambiato strada, o avevano deciso di seguire Gesù. E io ho visto proprio che quando tu apri il tuo cuore a Gesù, Gesù ti dà anche gli strumenti adatti per poterlo testimoniare. Non bisogna vergognarsi di testimoniare Gesù. Perché? Perché Gesù ti dà le qualità e ti dà anche gli strumenti per poterlo fare. Poi dalla Sampdoria sono tornato all'Udinese e dall'Udinese sono andato a Padova. A Padova ho fatto 5 anni, e beh, bellissima la mia città, ero a casa, e io fino a quel momento non avevo mai fatto gol, perché io sono un centrocampista ignorante, tipo Gattuso, così non è che sono tanti gol. E non ho ancora fatto gol, e allora insieme a un mio amico della comunità mi fa: ascolta, prova a fare una roba, mettiti una maglietta sotto con una testimonianza, io credo in Gesù, e vedi in Gesù, quello che vuoi, e vedrai che il Signore ti darà l'opportunità di fare gol, perché comunque il gol è l'emozione più grande che un calciatore può vivere in campo, e viverlo con Gesù davanti ai tifosi, vedrai che ti capiterà questa opportunità. Io mettevo questa maglietta ma non facevo gol, e comunque credevo che il Signore mi avrebbe dato la possibilità di farlo, e un giorno a Padova su un cross, tirato al volo, ho fatto gol, mi sono tolto la maglietta del Padova con scritto sotto i Believe in Jesus. Cosa è successo? Che il giorno dopo mi ha chiamato il mattino di Padova e mi ha fatto un'intervista sulla mia esperienza di fede. Dopo due giorni mi ha chiamato il giornale, che è un giornale quotidiano che si legge in tutta Italia, e mi ha chiesto: possiamo fare la testimonianza? Certo, io ho detto, ho fatto la testimonianza in giornale. Dopo tre giorni mi ha chiamato una mattina la RAI e sono andato a parlare 8 minuti delle mie testimonianze di fede sulla RAI, e dopo una settimana ha chiamato Sky e sono venuti a casa mia e mi ha fatto uno speciale su Sky di 20 minuti sulla mia testimonianza di fede. Ma non perché io sono bravo, non perché io sono bravo, perché con Gesù bastano anche piccoli gesti e lui trasforma le cose, ti dà 7.000 volte in più di quello che tu desideri. Io, un giocatore di Serie C, che era in Lega Pro al Padova, di Serie C, non conosciuto tantissimo, ha fatto un gesto semplice, si è tolto una maglietta per far vedere che crede in Gesù, e la mia testimonianza è arrivata in tutta Italia. Pensate voi cosa può fare Gesù nella vostra vita, se gli aprite il cuore. Niente, le cose andavano bene, ero capitano, idolo dei tifosi a Padova. Arriva un mister, Mandorlini, che adesso era Verona, e non fa più giocare, tribuna, neanche panchina, tribuna. E ho fatto 6 mesi in pratica di tribuna, sempre ogni domenica. Mi allenavo, pregavo tanto, ma giocavo poco. Però io comunque credevo che il Signore mi era vicino, anche se per me era una prova dura comunque, perché per un giocatore non giocare è dura e difficile. Finisce la stagione, e sapete, non so chi conosce il calcio, che apre il calciomercato dura fino al 31 agosto. Se io entro il 31 agosto non avessi trovato una squadra, il Padova mi avrebbe tenuto un altro anno in tribuna, sarebbe stata una tragedia. E dicevo a Gesù, io quando pregavo, come faccio a pregarti dalla tribuna, Signore? Cioè, testimoniarti dalla tribuna, come faccio, Signore, a testimoniarti se non sono in campo? E pregavo e chiedevo a Gesù che mi trovasse questa benedetta squadra. 15 agosto non avevo squadra, 20 agosto non avevo squadra, 30 agosto non avevo squadra, 31 agosto mi chiama il mio procuratore e mi ha detto: guarda che c'è una squadra che ti vuole. Ho detto: grazie Signore, ascolta, vedi che il Signore ascolta sempre le preghiere. E gli faccio: dov'è? A Martina Franca. Gli faccio: dove? A Martina Franca. Gli faccio: dov'è Martina Franca? Non so più neanche dov'è Martina Franca. Era a 1000 chilometri da casa mia, in Puglia. Gli ho detto: guarda che ho due bambini, c'ho piccoli, mia moglie, come faccio? Se chiamo mia moglie adesso che passa, che sa che devo andare a 1000 chilometri di casa. Faccio: vabbè, metto giù, chiamo la Erika, un po' arrabbiata, dice: decidi te. E io ho chiamato un mio amico della comunità e lui mi ha detto: guarda, tu hai affidato il tuo lavoro a Gesù. Vuol dire che in quella città c'è qualcuno che deve ascoltare la tua testimonianza.
Quindi parto in aereo, parlo con Martina Franca. Appena arrivati, il bambino più piccolo, Tommaso, è stato in ospedale un mese per allergie, non so cosa aveva. Cristian andava all'elementare, prima elementare, e non riusciva a capire niente perché la parlano praticamente un'altra lingua e non, cioè, papà non capisco niente a scuola. E imparo, dicevo io. Io sono stato in ospedale 3 mesi, non all'ospedale, ho avuto un problema al piede e per 2 mesi e mezzo non ho giocato, cioè io sono partito da Padova per andare a Martina Franca e per 2 mesi e mezzo non ho giocato perché avevo un problema al piede che non riuscivo a capire cos'era. Un giorno mi ricordo che mi sono messo là e ho detto: Signore, ma perché mi hai fatto venire a Martina Franca? Io stavo così bene a Padova, cioè avevo la mia famiglia, pregavo, mi comportavo bene. Perché? Cioè, mi sono arrabbiato con Gesù. Gli ho detto: Ma perché questo? E dopo una settimana ero in spogliatoio e c'erano dei miei compagni che parlavano e dicevano: Se mia moglie, mia ragazza, resta incinta, e il bambino è Down, io vorrei che abortisse. Io mi sono girato e ho detto: Guarda, che invece io farei il contrario, io lo terrei perché è un dono di Dio. Io ho detto: Io credo questo. E vicino a me c'era un mio compagno che mi ha detto: Ma tu credi in Dio? Io gli faccio sì. E mi fa: Io credo in Gesù. E pensi che è un sacco di anni che chiedo e prego che Gesù mi dia un compagno che creda anche lui. E allora abbiamo cominciato a pregare insieme. E alla fine dell'anno eravamo i 15 giocatori della squadra che si trovavano in albergo per andare insieme. Cioè, quando tu vai, giochi nei professionisti, al sabato sera vai in ritiro. E c'è chi gioca alla play, c'è chi, non so, gioca a biliardo, c'è chi gioca a computer. Noi al sabato sera pregavamo insieme. Cioè, 15 calciatori della stessa squadra che si trovavano in camera, insieme. Cosa che nel calcio è quasi impossibile perché se non gioco io è meglio per te. E invece c'era chi giocava nel mio ruolo che pregava per me. Io che giocavo nel ruolo suo pregavo per lui. E da lì è partita questa associazione che stiamo creando, che stiamo creando nel mondo del calcio, che è cattolica, che ci troveremo tutti i calciatori che si sono convertiti attraverso la testimonianza mia di questo ragazzo. È cominciata da lì questa associazione. Allora ho capito perché dovevo andare a Martina Franca. Quindi ricordatevi che Gesù vede sempre più in là di noi. Non bisogna mai perdere la speranza. Mai. Quando qualcuno vi dice che non ce la fate, quando siete stanchi, quando non vi sentite amati, non perdete mai la speranza. Perché Gesù vede sempre più in là di noi. E se affidiamo la nostra vita a Lui, Lui prima o dopo interviene per il nostro bene. Da lì sono andato in altre 2 o 3 squadre, ho fatto Prosesto, SPAL, e anche lì i ragazzi si convertivano, quando sentivano la testimonianza mia. Gesù entrava nelle loro vite e adesso sono a Campodarsico, anche qui il Signore mi ha fatto dei grandi doni perché alla mia età tornare a casa e vincere il campionato di eccellenza. Quest'anno siamo secondi in Serie D, Gesù mi sta dando delle gratificazioni che non mi sarei mai aspettato. Ecco, questa è la mia testimonianza. Fai un applauso grande. E qua c'è una domanda. Perché a volte penso che nei ragazzi ci sia la paura di dire quello che si pensa e quello in cui si crede? Cioè, i compagni che all'inizio ti vedevano in te questo cambiamento, come vivevano? Ti prendevano in giro, dicevano: Questo qua è sballato fuori di testa? C'è chi ti prende in giro, perché è chiaro, è normale che c'è chi ti prende in giro. Però io non è che entravo in spogliatoio e dicevo: Io credo in Gesù e potrò dare testimonianza. Cioè, io lo spogliatoio lo vivevo nella semplicità. Magari quando sentivo qualcuno bestemmiare, dicevo: Ascolta, non dare la colpa se sbagli un passaggio a Gesù, magari impegnati di più, metti la mezz'ora e fai un po' di tecnica e impara a piacere bene. O se no, magari quando eravamo in pullman, mettevo là e mi leggevo la Bibbia, arrivavano e vedevano cosa stavo leggendo, e da questi piccoli gesti allora cominciava magari la mia testimonianza. Cioè, secondo me, non vale la pena tanto
parlare o fare, è proprio l'esempio, è l'esempio che attira chi ti è vicino. E all'inizio orare soprattutto quelli che più ti prendono in giro, poi su quelli che diventi quasi una bella vita per loro. È una cosa incredibile. Cioè io ho creato delle amicizie e vivo delle esperienze di Gesù con dei miei compagni che all'inizio mi deridevano e invece adesso magari si prendono la Bibbia, mi chiamano perché sono qui insieme, dicono: Maurizio, guarda che ho questo problema, prega per me. Cioè, diventi proprio una bella vita, ma è a livello concreto di esempio, capito? Certo. Beh, rifarei un grande applauso, veramente grazie Maurizio. Una maglietta del Prof. Fermini. Di noi non so se la misura è quella, ma è la misura più grande che abbiamo. Bene, allora. Sì. Venite anche, no, naturalmente qua.